Amici subbutilisti e no, bentornati nello spazio dedicato agli echi del football. Molti fra voi si chiedono come mai non esista un derby a Napoli, l'unica fra le grandi città italiane in cui è assente una sfida classica. Le ragioni sono diverse e non sempre facili da spiegare, ma seguitemi. Il calcio a Napoli, o meglio il football come si usava dire una volta, nasce molto presto, nei primissimi anni del secolo scorso, secondo un processo tipico del calcio pionieristico, con i primi nuclei di footballers formati grazie all'incontro di immigrati, per lo più inglesi, svizzeri e francesi, con giovani benestanti italiani nelle città dedicate ai traffici commerciali per mare e per terra. Il Naples Football Club è indiscutibilmente il primo club napoletano strutturato, nato in pieno centro storico nel 1904, secondo la tradizione, per l'impegno di Mr. William Potts, impiegato inglese della prestigiosa Canard Lions, nonché calciatore dilettante in patria, che volle inserire il cricket nel nome ufficiale. Il cricket, però, uno sport astruso e troppo aristocratico per i gusti italici, venne poi eliminato poco dopo, insieme all'affiliazione alla FIF, all'epoca la Federazione Italiana del Football, che diventò gioco del calcio per italianizzazione. Secondo altre fonti, invece, il Naples sarebbe derivato in quegli stessi anni da una costola del Reale Club Canottieri Italia, seguendo un'altra tradizione tipica italiana del calcio dei primordi, con la derivazione da circoli nautici o da sodalizi ginnastici. Comunque sia iniziato, il Naples adottò da subito una bella divisa con camicia a righe verticali celesti e blu, su calzoncini neri o talvolta bianchi, per chi ama il subbuteo è simile al rarissimo Lecco Ref 256. Con questa divisa mosse i primi passi su un piccolo campo nei pressi del porto e i primi avversari furono squadre composte dagli equipaggi delle navi straniere, preferibilmente inglesi, con nomi esotici, Arabic, Cedric, Canopy, Suffolk e Goliath. I campi da gioco erano improvvisati e il clima dilettantistico. Si narra che il portiere blu celeste Conforti, quando l'azione si svolgeva lontano dalla propria porta, si sedesse su una sedia per chiacchierare con gli spettatori a bordo campo. Spesso, dopo la partita, vincitori e vinti andavano a festeggiare insieme in una trattoria vicina. Il Naples Football Club, presto spostatosi a Bagnoli per disputare i suoi match, era composto da giocatori di varie nazionalità, come era normale per quei tempi, e ben presto sorsero nuovi avversari napoletani. La Società Sportiva Napoli, l'aristocratico Open Air Sporting Club, l'audace, la Juventus Napoli. Alla fine la federazione si decise per organizzare per la prima volta in Campania un campionato ufficiale a livello regionale e con questo nacquero le prime inimicizie e dissidi. Dopo aver ottenuto successi sui campi e nei trofei del Sud Italia, fra cui l'importante Coppa Lepton disputata ogni anno a Palermo, un challenge in stile inglese messo in palio alla magnata del tè, proprio Sir Thomas Lepton in persona, il Naples dovette affrontare uno scisma. I giocatori stranieri si allontanarono dalla club madre fondando l'Unione Sportiva Internazionale in maglia blu notte, che si insediò sul campo delle Terme di Agnano, diventando un acerrimo antagonista del Naples, così indebolito. Ne nacque una profonda rivalità sportiva con vari sgarbi e ripicche che bloccò per lungo tempo addirittura la disputa della finale del girone meridionale del 1915, valida per l'accesso alle finali nazionali, prima che lo scudetto, che ancora non esisteva come simbolo, fosse assegnato d'ufficio al Genoa a causa dell'entrata in guerra. Devo aggiungere che il football degli inizi era uno sport praticato principalmente da borghesi e benestanti, anche perché le attrezzature, gli scarpini, il pallone, le divise, erano molto costosi e gli spostamenti molto difficili, rendendo complicate le trasferte anche all'interno della stessa città, e spesso diventavano epiche quando si trattava di affrontare avversari lontani.
Motivo per cui le squadre del centro e del sud Italia furono di fatto lontane dal calcio che conta, almeno fino al primo dopoguerra, quando il football divenne il calcio italiano e con l'allargarsi dei campionati nazionali assume finalmente una dimensione popolare. Il football napoletano comunque non si fermò. Subito dopo la Grande Guerra assistiamo a una grande fioritura di nuovi club. Delle due compagini residue nel 1915, le rivali Naples e Internazionale, già nel 1919 si contano ben sei club stabili fra città e provincia, accettati dalla federazione. Finalmente, nel 1922, Naples e Internazionale si decidono per la riunificazione e sotto il nome di Football Club Internazionale Naples, più noto come Inter Naples, adottano la famosa maglia azzurro cielo, che è ancora il colore per eccellenza del calcio cittadino. Pochi anni dopo, questo stesso sodalizio cambierà nome diventando l'Associazione Calcio Napoli del presidente Ascarelli, padre del Napoli attuale. Una nota di colore subcutistico: la maglia del Napoli, cromaticamente più realistica, e quella della bella confezione speciale Heavyweight, assemblata in Italia da Parodi, dipinta con un colore azzurro intenso, utilizzato prima solo per le squadre svedesi e non certo la RF5, troppo chiara e più assimilabile alla Lazio o al Manchester City, come riportavano i cataloghi dell'epoca. Nonostante l'ingombrante presenza del colosso Napoli Calcio, ci sono stati alcuni tentativi di sfidare l'egemonia cittadina degli azzurri, principalmente ad opera di squadre nate da quartieri. Citerei prima di tutto la Bagnolese. Anzi, per la precisione, l'Unione Sportiva Bagnolese, nata all'inizio del Novecento con lo sviluppo dell'area siderurgica del quartiere periferico di Bagnoli, a nord di Napoli, la Bagnolese indossava un'iconica tenuta nera con stella bianca, simile al leggendario casale, e contese il primato cittadino, al ben più attrezzato Inter Naples, soprattutto alla metà degli anni Venti. Nel nuovo quartiere del Vomero, oggi residenziale borghese, allora lontano dal caos del centro, nasceva però una nuova minaccia. Già prima del conflitto mondiale sorgevano diverse scuole di studenti e appassionati, approfittando dei grandi spazi verdi a disposizione in zona, che disputavano tornei minori. Fra queste squadre emerse il calcio Vomero, che, nonostante una storia complessa e non sempre facilmente ricostruibile, beneficiò della costruzione del nuovo stadio Littorio, nel quartiere in espansione, e ottenne un buon seguito popolare, passando attraverso varie denominazioni dettate dal regime, come Associazione Calcio Fascista Vomero, Littorio Vomero. Nel 1935, però, dopo anni di tribolazioni dovute anche all'impossibilità di usare l'impianto, cedette il titolo alla neonata squadra del dopolavoro Cirio, della famosissima fabbrica di conserve, nella zona industriale di San Giovanni a Teduccio. Questo club in maglia verde, nato come semplice circolo ricreativo aziendale, si rinforzò fino a raggiungere la Serie C nell'immediato dopoguerra, nel 1947. La Cirio dovette affrontare anche battaglie legali con la Lega negli anni 50, in quanto non erano ammesse squadre aziendali fra i semiprofessionisti, ma nel 1964 fu assorbito dal neonato Inter Napoli Football Club e tornò allo Stadio del Vomero. Il presidente Giovanni Proto aveva però progetti ambiziosi e già qualche anno prima aveva tentato la scalata al Napoli del comandante Achille Lauro, fresco di Coppa Italia di 1962, l'unica coppa conquistata da una squadra di Serie B. Nel giro di pochi anni, l'Inter Napoli, grazie alla nuova collocazione e all'entusiasmo del quartiere, diventò popolarissimo. Arrivarono i rinforzi e il terreno del Vomero diventò meta di molti tifosi accorsi ad ammirare le gesta di giovani campioni come Chinaglia, Wilson e Massa, guidati da un idolo dei tifosi napoletani, Orione, Luis Vinicio, che sarà il primo interprete del calcio totale in Italia, anche con un indimenticato Napoli. Non può mancare, infine, in questa rapida carrellata, il tentativo più recente, il Campania, proveniente dal quartiere Ponticelli, nell'estrema periferia orientale, fondato nel 1975 dal medico dentista Antonio Morra Greco, per fusione di realtà preesistenti. Il club raggiunse rapidamente la Serie C1, all'epoca il terzo livello professionistico, nel 1980. Nonostante gli ottimi risultati, sfiorerà nel 1982-83 la Serie B, restando a lungo in testa al campionato,
e venendo estromessa la promozione per un solo punto, non sfonderà mai davvero nel cuore dei napoletani. I biancorossi disputeranno ben 5 campionati di terza serie, per poi perdere l'identità cittadina fondendosi con l'antica Puteolana, che parteciperà come Campania Puteolana ad altri 6 campionati professionistici fra C1 e C2, prima dell'oblio. Come vedete, quindi, la storia del calcio napoletano è complessa e le motivazioni per cui non è sorto un vero avversario della SSC Napoli sono diverse. Ringrazio per il supporto l'Associazione di Storici e Statistici del Calcio Campano, di cui sono membro, ed in particolare l'infaticabile Cristian Calvelli. Il mio tempo per oggi è scaduto. Vi aspetto per due storie, sotto gli auspici della Musa Eupalla.